Ma noi il mister della Bagnanese, Leonardis. Buonasera, mister. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque, mister, un successo che ci voleva, sia perché comunque la Gioiese è sempre un nome altisonante, sia in qualche modo per scacciare qualche nube che poteva essersi manifestata, soprattutto dopo la sconfitta interna con la Stirese, visto che si è rigiocato a Bagnara. Sì, sì, allora ieri sera, giusto con un'emittente locale, avevo fatto un'intervista, quindi ripeto quanto ho detto. Ovviamente bisogna essere presenti sul posto, per, quindi in questo caso in un campo di calcio, per naturalmente conoscere le dinamiche che accompagnano ogni squadra. Venivamo da un periodo comunque difficile, subito dopo le festività di Natale, e i miei dubbi poi si sono rivelati realtà, in quanto c'è stato un cambio, diciamo, tra i giocatori, qualcuno che è andato via, qualcuno che è entrato, quindi avevamo bisogno di un po' di tempo per amalgamarci, e poi, sai, nei dilettanti le feste non aiutano mai, quindi abbiamo avuto anche qualche problema, non ci siamo allenati bene, e quindi queste cose poi alla fine si pagano. Non ultimo, andiamo a metterci anche un calendario che ci riserva soprattutto le prime 6 partite, degli scontri un po' particolari, un po' difficili. Abbiamo preso, credo comunque, come l'ho già detto, immediatamente la sconfitta con la Stilese, perché potevamo pareggiare, gli episodi non li abbiamo saputi portare dalla nostra parte, e quindi avevamo bisogno di poi di risollevarci. Però bravi ragazzi, perché abbiamo avuto subito la forza di riprenderci a rombiole in una trasferta non facile, e anche oggi comunque non era facile contro, in un derby dove si sa bene che certi valori si annullano, e quindi è sempre difficile. Però bravi ragazzi, oggi in particolar modo il secondo tempo, a far nostra la partita senza rischiare veramente nulla. Anche perché comunque la Gioiese poteva giocare con relativa tranquillità, perché è vero che ancora non c'è una salvezza matematica, però è anche difficile, per come è messa ora la classifica e per il numero di squadre dietro, ipotizzare che la Gioiese possa essere risucchiata. Però a proposito di calendario, a parte che domani c'è anche il big match tra San Luca e Stilese, che ovviamente in caso di vittoria del San Luca significa accorciare per voi in caso di mancata vittoria della Stilese significherebbe accorciare, e questa secondo me sarà comunque una partita tutta da vivere, perché la Stilese vive un ottimo momento. Il prossimo turno vi vede andare a Brancaleone e poi c'è il Gioiosa. Queste due partite sono effettivamente il crocevia della Bagnarese per capire quello che sarà il destino, non tanto perché che la Bagnarese arriverà in zona playoff, questo è sicuro, però magari da una parte il rischio delle regole dei 10 punti, dall'altro anche capire con quale personalità si può andare a fare poi la lotteria dei playoff a fine stagione, perché Brancaleone e Gioiosa verosimilmente potrebbero essere le avversarie che si ritroveranno in coda. Sì, sì, ma come le dicevo, sicuramente sono delle partite, fino ad oggi già sono state alquanto difficili, quindi queste due lo saranno ancora di più per conoscere realmente la nostra identità in quello che sarà il nostro futuro. Però non dimentichiamo anche che è vero che incontriamo due formazioni che ci stanno là davanti, speriamo anche di poter accorciare già da domani. Però poi il calendario ci riserverà qualche partita sulla carta, poi sul campo naturalmente sulla carta dovrebbe essere un po' più facile rispetto a quelli che sono stati gli scontri finora e che nelle prossime due andremo a giocarci. Quindi dobbiamo essere bravi e fortunati anche a rimanere là sul pezzo. A proposito di fortuna, devo dire che fino al momento proprio la disconosciamo. Però ripeto, oggi ho visto una buona squadra nel secondo tempo che ha lottato su ogni palla, non me ne voglia nessuno, però il verdetto del campo è più che giusto, anzi forse il risultato è pure striminzito, senza rischiare nulla.